di dietro non c'è posto per le poesie, i fiori o le promesse d'amore eterno. Il sesso anale ha a che fare con il limite scomodo delle verità, più che con le morbide pieghe del sentimentalismo proprie dell'amore romantico. La penetrazione anale è un atto quasi più intimo della penetrazione canonica. Si lascia entrare un uomo nello spazio più profondo, lo spazio che per tutta la vita si insegna a ignorare, nascondere, non nominare. Dicono sia attraverso questa esperienza erotica che nasca la consapevolezza. Permettendo ad un uomo di accedere alla terra proibita, la donna impara ad abbandonarsi completamente a lui e a se stessa, a perdere completamente il controllo. E attraverso questa resa fisica, questo sentiero proibito, si trova voce, coraggio, spirito. Si entra dall'uscita e lì il paradiso vi attende. Benvenuti alla Maleducation. Questa sera parliamo di sesso anale. Da Giulia questa sera, perché da quando la conosco ho scoperto che il sesso anale non è soltanto un piacere, una prerogativa esclusivamente maschile, nemmeno un dono da parte delle donne, ma c'è chi come Giulia ha fatto del sedere, non dico una filosofia, però quasi. Sì, diciamo che è il centro della mia sessualità. Il centro della tua sessualità è il sedere, quindi sei quasi la testimonia di questa puntata dedicata al sesso anale. Perché? Nessuna ragione in particolare, trovo molto più piacere nel sesso anale che nel sesso vaginale o orale. Mi piace di più. Ma è una questione di stimolazione, è un piacere mentale, è qualcosa che accompagni poi a una stimolazione esterna, non so, clitoridea per esempio? Devo dire che è una sensazione che ho da quando sono piccola. Cioè, da quando ho iniziato a scoprire la mia sessualità, la stimolazione anale è stata sempre quella che mi ha dato più piacere. Quindi non è che sono andata a approfondire psicologicamente perché provo più piacere. Lo accetto così, mi piace e quindi... Quando hai scoperto il sesso anale rispetto a quello tradizionale? Cioè, immediatamente dopo? Nel senso... Quando l'ho sperimentato... Di solito ci si avvicina al sesso con una procedura che è abbastanza, credo, standard un po' per tutte, giusto? Preliminari, primi approcci, sesso tradizionale vaginale e poi dopo magari si va alla scoperta di tutta una serie di altre cose che abbiamo scoperto qua in queste puntate della Maleducation che ci piacciono. Tu come sei arrivata al passaggio? Ho iniziato la mia vita sessuale attiva, e perciò intendo penetrazione, molto grande, adulta proprio. Circa? 23 anni. Sì, molto molto grande. Quindi prima mi limitavo a fare dei giochi in cui la stimolazione anale esisteva pure. Però ho perso la verginità veramente quasi adulta, direi. Una settimana dopo aver perso la mia verginità vaginale mi sono buttata, una volta che ho capito, oddio, ho perso tutti questi anni, fammi recuperare tutto subito. E quindi evidentemente il primo giro è andato bene. Sì. Dopo esattamente una settimana ho parlato con quello che era mio fidanzato, la persona che io avevo scelto per perdere la verginità, e gli ho detto, io ho questo sogno da sempre. E quindi da allora.
Intanto benvenuti alla Maleducation, un salotto di amiche e di amici uomini che ci raggiungeranno tra pochissimo, dove si parla di sesso in maniera libera, disinibita, consapevole, senza dottori, senza psicologi, senza problematiche specifiche, ma solo parlando del piacere di affrontare il sesso in tutte le sue forme e dimensioni. Al di là dello studio abbiamo una serie di spazi anche per voi che ci state guardando a casa, la nostra bacheca dei pensieri stupendi sul sito www.lamaleducation.la7d.it, il nostro Facebook, Twitter, e direi che più di così non potevamo fare questa sera. La puntata è dedicata al sesso anale, quindi una cosa che ci avete chiesto proprio voi attraverso la nostra bacheca, in tanti avevano segnalato il desiderio di sentir parlare di questo argomento, di avere un po' di materiale sul quale confrontarsi, perché il sesso anale divide uomini, donne, uomini con uomini, donne che lo fanno, donne che lo temono, il piacere, il dolore, insomma, sono tanti gli aspetti che vogliamo andare ad analizzare. Deborah, tu, per esempio, se da una parte c'è Julia che ha fatto del sedere la sua parte principale, tu Sì, mi interessa molto quello che dice Giulia, perché anche a me piacerebbe molto provare un orgasmo con la penetrazione anale. A me non è mai successo, è una pratica erotica, non fa parte delle mie abitudini, proprio perché nelle esperienze che ho avuto non mi è mai piaciuto. Mi capita di concedere, ma non per dono dall'altro, perché a me l'eccitazione dell'altro, quello che intriga l'altro, fa parte anche della mia eccitazione. Quindi se so che una persona Quindi muove è una delle cosa che fai corde. perché sai che piace Sì, al tuo come magari marito? indossare certa biancheria o avere determinati atteggiamenti, lo puoi fare perché piace all'altro. Quindi tu lo accetti. Non è che lo accetto, mi capita di viverlo. Per Non te è un lo atto di. accetto, non lo subisco. Ma è un atto di dominio o di dono? Non c'entra nulla, Nessuno dei no, due. nessuna delle due. Ed è una cosa che però ti piace? No, non è una pratica Cioè, che non amo. provi Se non ho la niente. stimolazione vaginale, clitoridea, non provo nulla. Ecco, per esempio, Giulia, il sesso anale va legato alla stimolazione clitoridea oppure no? Nel mio caso, a me piace essere stimolata o stimolarmi il clitoride mentre vengo penetrata. Mi è capitato di essere legata, quindi impossibilitata di accarezzarmi e comunque aver raggiunto l'orgasmo, però preferisco sicuramente una stimolazione clitoridea. E senza riuscire a raggiungere l'orgasmo con la penetrazione anale? Sì. Comunque. Sì. Quindi si può. Cioè, nel senso, se lo dice, se lei lo fa, ci crediamo. Teresa invece Non mi non ti piace, piace? no, non lo trovo proprio insita nella mia natura. Poi penso che sia una questione anche fisiologica, costituzionale, e poi è proprio un senso anche di sporcizia che è legato, e non c'è un giudizio, perché io sono molto aperta alle scelte degli altri, però Alzo le mani perché alzo le mani. questo è un posto dove possiamo metterci a nudo senza giudizio. Noi qui questa regola ce la siamo data, ma anche senza dircelo, perché ognuno fa sesso come gli pare, come gli piace, con le cose che lo Sì. soddisfano. Se volete essere sereni, meglio sempre usare il preservativo. E quindi ti dicevo, Elena, che non è una cosa, avendola provata, che si confà alla mia natura. Io sono forse anche più idilliaca, no? Usare la parola poetica non mi si addice propriamente nell'ambito sessuale, però è una cosa Perché sei che strong. sono strong, però non mi piace. Giulia, invece, A me piace. anche tu come Julia, grande estimatrice. Sì, secondo me si può anche raggiungere l'orgasmo in una maniera diversa rispetto alla stimolazione vaginale, però si può raggiungere. E sicuramente è un discorso sia di testa, perché la testa è proprio quella che governa qualunque tipo di orgasmo. Sì, anche di fisionomia, perché proprio il fatto di la sensazione fisica che deriva, soprattutto nella fase finale, dal sentirsi svuotare piano piano, quella secondo me già di per sé dà un senso di orgasmo, nel sesso anale ovviamente. Qualcun'altra che non lo fa? Stefania. No, Stefania, ma io lo dico tutte le no, c'è puntate. un'altra che non lo fa. Sì, però. Non sono più sola. Stefania, per una questione morale, No, perché?
perché comunque non fa parte del mio credo, nel senso che con mio marito non abbiamo rapporti di questo tipo e non ne ho mai avuti in vita mia. Ma secondo te può essere considerato, per il tuo credo, cattolico? Il sesso anale fa parte della sessualità? Non è contemplato nella religione cristiano-cattolica, insomma, questo tipo di rapporto, però al di là di questo non mi interessa. E non ti viene nemmeno la curiosità? A me no, sinceramente. Anche se poi, ascoltando i racconti, insomma, di tutte, cioè, cerco di immaginare come potrebbe essere, però... Soprattutto Giulia è molto brava nel racconto, però non fa parte della mia realtà, insomma. Non allora, è... prima di far entrare i nostri amici uomini, vi vorrei presentare un uomo che ha fatto del sedere, come tutti ben sappiamo, la sua arte. Il culo è il simbolo della bellezza femminile, come due... splendidi emisferi che sono le fonti dell'ispirazione maggiore. Sono le fonti dell'ispirazione maggiore quando si sono viste con un elemento verticale in mezzo, che l'elemento verticale sta a indicare un elemento che manca al culo, ma che c'è nel rapporto anale con una donna. Il rapporto anale dà delle soddisfazioni infinite, e bisogna saperlo valutare nel suo insieme, non farlo così come un atto di violenza o di brutalità, ma come un atto di piacere. Il sesso anale va fatto con gentilezza. Fatto con gentilezza è un atto estremamente piacevole, estremamente gratificante. Io cercavo questo piacere di comunicarlo alle donne attraverso il piacere anale, e le quali al primo momento avevano un attimo, magari qualche volta avevano qualche perplessità e poi dopo si abbandonavano in pieno. E quando la donna sente che da quella parte può arrivare il piacere, allora è veramente un piacere completo, piacere assoluto, assoluto. A me mi è capitato nelle prime avventure così molto, 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 molto giovane, avere delle ragazze, si andava nel palco del vari cinema e poi si cominciava a avere un rapporto così e finalmente si arrivava al rapporto anale, al rapporto sessuale. Io provavo a metterglielo in fica, ah no, diceva lei, se lo spostava se lo metteva in culo, perché lei doveva conservarsi vergine per matrimonio. Diamo il benvenuto anche alla sezione maschile della Maleducazione, questa sera rappresentata da Simone, che abbiamo già conosciuto, Andrea, anche per te il ritorno, ti sei divertito, eh? Parecchio. Bene. Consuelo. Nome da donna in perché? Corpo di uomo. Perché... Perché mamma doveva mettermi consolato e poi come nonno. Non le piaceva e alla fine mi ha messo sto nome. Sei etero? Sì. Ah, ok. E Graziano? Invece sei bisex. Yes. Quindi abbiamo tutte le possibilità. Perfetto. Allora, intanto a voi piace il sesso anale? Chi vuole cominciare degli uomini? Partiamo da Consuelo ex novo. Beh, a me sì, chiaro, sono qui anche per dirlo che mi piace. Sì, diciamo che io considero il sesso anale il sesso, in senso assoluto. Nel senso che non pratico solo quello, ma ritengo che se in una coppia si arriva a praticare il sesso anale, vuol dire che c'è una fortissima complicità, indipendentemente dal fatto se sia una coppia di fatto, se sia sono marito e moglie, si può realizzare una complicità indipendentemente anche per un rapporto occasionale, però ci devono essere delle compliance e delle sinergie, una compartecipazione quasi bancaria come terminologia, una compartecipazione anale. E qui per fortuna che l'ora è tarda, ce lo possiamo permettere. Diciamo che io ritengo che il sesso anale abbia subito sempre storicamente l'onta del sesso contro natura, perché si è cominciato dalla Bibbia, Sodoma, Gomorra, cioè tutto quello che non era propedeutico alla procreazione
finiva inevitabilmente nel tempo per instaurare poi quello che ha creato un tabù attorno a questo certo. argomento. Quindi a te piace, lo fai? Lo faccio. Non so se parlare già subito delle vostre dimensioni maschili e se queste dimensioni vi agevolano o vi creano qualche difficoltà. Il problema del sesso anale è legato anche, specialmente se ci deve essere un inizio, anche alle dimensioni. Giova. Nel tuo caso? Nel mio caso io sono nella norma, diciamo sto sui 13-14, dipende poi dal momento. Proprio specifico! Sì. Non è una questione di lunghezza ma di diametro anche, che deve essere comunque entro certi ambiti. Non ci deve essere lo spaghetto, ma non ci deve essere nemmeno la polpetta, diciamo la salsiccia proprio. Quindi ci devono essere delle proporzioni. Andrea? Sì, lo pratico, l'ho praticato, lo praticherò. Credo che sia, come dice lui, la massima espressione dei corpi in un atto sessuale. È una cosa rara. Perché è una cosa rara? Perché se dovessi dare un dato bruttissimo ma statistico delle relazioni che ho avuto, una piccola parte ha accettato questa cosa qua. La cosa curiosa è che ho quasi sempre capito che la partner, diciamo, ci sarebbe stata a praticare questa cosa prima di farlo, nel senso, incredibilmente, è la cosa più forte dal punto di vista fisico, ma lo capisco, almeno personalmente, prima da un punto di vista mentale. Tra l'altro, se da una parte i sondaggi dicono che quasi all'80% degli uomini piace il sesso anale, e forse arriviamo anche a circa il 90% per tanti motivi, per il fondo schiena, per il senso di dominio, per la posizione dalla quale si vede la propria compagna in quell'atto, invece sono poche le donne, come giustamente stavi dicendo tu, che accettano di praticare il sesso e ne traggono il piacere. Il 25% ammette di averlo provato, ma soltanto il 10% dice di averlo apprezzato veramente. Alcune addirittura lo rifiutano sia per dolore, sia per paura di provare dolore, sia come fatto culturale di sensazione di sottomissione. Non sapevo queste statistiche, infatti. Ti torna. Mi torna proprio. Simone? È una cosa che è una mi cosa piace, che ti piace. Ma non la vado proprio a cercare. Dai. Cioè, puoi farne anche a meno? Assolutamente sì. E poi di solito non sono mai io che richiedo, ma piuttosto viene. Può capitare, quindi non è una cosa, non una mi è tua mai libidine capitato, specifica. Non mi è mai capitato di chiederlo. È successo. Graziano invece. Sì. Allora, Fabio, io lo pratico costantemente. Che differenza c'è tra ricevere e dare? Oddio, è un po' la differenza che c'è tra offrirsi e offrire. Io lo pratico, tra l'altro non solo lo pratico in entrambe i ruoli, ma lo pratico anche con uomini e con donne. Infatti non mi piace. Con uomini e con donne. Infatti non mi piace tanto la statistica, perché secondo me le donne apprezzerebbero molto di più il sesso anale se comprassero uno strap-on. Se comprassero lo strap-on? Cos'è lo strap-on? Lo strap-on è un fallo applicabile, indossabile, diciamo. Una sorta il cinturone? Esatto. Quello. Perché le donne sono bravissime, una volta che l'hanno comprato diventano delle maestre, cioè una cosa stupenda. Diciamo che di tutte le varie possibilità, quella che mi dà più soddisfazione, che mi piace di più, è riceverlo da una donna, perché ha una capacità innata incredibilmente superiore a quella di un uomo. L'uomo, quando pratica il sesso anale, quando l'hanno praticato a te? Quando l'hanno praticato a me, è sempre non riesce a comprendere appieno quello che succede dall'altra parte. Cioè? È come se non avesse la sensibilità. La sensazione. Sì, come se non avesse la sensibilità, la sensazione di essere penetrato. Cioè, come se non l'avesse mai compresa questa cosa. Invece, non so, forse appunto perché alla donna succede più frequentemente, la donna comprende questa cosa e quindi è più partecipe di quello che succede dall'altra parte del fallo. Insomma. E da questo punto di vista è molto più appagante. Quindi una donna che ti pratica sesso anale è più sensibile di un uomo? Assolutamente sì. E questo è un bel punto, perché spesso questa cosa è venuta fuori spesso, quella maleducazione del fatto che agli uomini manca un po' la sensibilità di sentire il compagno o la compagna a seconda della situazione.
Su questa questione della sensibilità maschile, qualcuno vuole intervenire? Qualcuna? Consuelo, che va benissimo. Quando lui dice ho più sensibilità, sento di più, se una donna lo fa meglio, è perché la parte maschile della donna che in quel momento viene fuori è più partecipe. Giulia, invece, questo è un tuo pensiero. Agli uomini a cui piace il sesso anale, in fondo, questo piacere nasconde una velata, celata, anche non compresa omosessualità. Dalle mie parti si dice che l'uomo vero, pardon, è quello che ha provato e non gli è piaciuto. Dalle tue parti dove, scusa? In Argentina. In Argentina. Quindi gli argentini dicono che se non l'hai provato... Non puoi dire. Non puoi dire che effettivamente. Quindi per essere veramente maschio lo devi provare a dire no, grazie. Sì. Cosa volevi aggiungere, Gloria, sul... Ma io credo che sia più un problema culturale. Cioè? Nel senso che fisiologicamente la zona anale, perianale, nonché la prostata dall'uomo provoca un piacere immenso. Gay o non gay, sempre uomo è, sempre... Tu dici, a prescindere fisiologicamente, quella zona gli è trasversale, ecco. Cioè, gli deve uomo, piacere, donna, se identico. Non gli piace è un blocco, è una paura, un timone. Infatti gli uomini, se ti avvicini, scappano e fanno un grossissimo errore, a mio avviso. Allora, mentre pensiamo a questa affermazione, voglio farvi ascoltare le parole di una grande attrice, Yaya Forte. Diciamo la verità, se dobbiamo parlare di sesso anale, è una cosa che piace più agli uomini che alle donne, perché dal mio punto di vista è un'immaginazione erotica che è più prepotentemente maschile. Sicuramente ci sarà un tabù ancora legato a... Ma credo che il problema sia il piacere. Cioè, se una donna prova piacere nel fare sesso anale, perché no? Ma parlando anche con amiche, molte donne lo subiscono, non ne sono coinvolte eroticamente, subiscono un'immaginazione del proprio uomo e accettano quella. Quindi io penso che in realtà il sesso anale sia un'immaginazione erotica più forte negli uomini, e se lo è nelle donne lo è spesso in una forma di compiacenza o di compiacenza dell'eros del proprio uomo. Io non credo che ci sia una sorta di dominazione maschile. Credo che sia una cosa che attenga proprio all'immaginazione maschile, il desiderio di un rapporto anale. E naturalmente c'è il freno del dolore fisico, per cui spesso non si riesce a provare piacere perché insomma, il dolore blocca la sensazione del piacere. Ma ci sono molte donne che hanno conquistato la sensazione del piacere, superando forse il tabù a cui erano legate e anche il dolore, e forse è una natura del piacere di tipo diverso, sia fisiologicamente che psicologicamente, per cui è una conquista il piacere di un rapporto anale. Volevo sentire Debbie. Che rapporto hai con la parte anale di te? Con la mia parte anale un ottimo rapporto, ma anche con la parte anale altrui. Cioè, in generale comunque è una pratica che mi piace molto, sia a livello attivo che passivo. A livello attivo mi piace molto più praticarla sulle donne, con degli oggetti. Con lo strap-on ancora non mi è mai capitato, perché non lo so, penso che sia anche molto faticoso, però con magari dei giocattoli. In generale mi piace proprio il fatto di deflorare così profondamente il corpo di un'altra persona, è un atto proprio di fiducia. Come perché se preferisci si affidasse le donne agli uomini? Perché non mi piace che il mio uomo sia così tanto ricettivo, mi piace più che sia attivo. Cioè, proprio per stimolare comunque la libido, in me mi piace l'uomo davvero maschio. Però mentalmente preferisco invece la dinamica bisex, androgina, cioè una persona che sappia quindi mescolare... Quindi nella tua testa... Sì, cioè per me è un ideale più elevato, però i miei sensi, il mio corpo risponde molto meglio all'uomo macio. E quindi a questo mi devo arrendere, diciamo. Quindi mi ti piace, di più. Potrei dire che ti piace dominare una fanciulla, invece come se essere fosse un dominata... uomo, sì. In quel caso tiro fuori il mio uomo interiore, cioè mi sento assolutamente un maschio, assolutamente molto perverso. E quando tu invece ti metti dal punto di vista passivo, quindi hai un uomo che pratica sesso su di te?
Se è quel tipo di maschio fortemente dominante di cui io proprio affiuto, riconosco il carisma, mi sottometto istintivamente. Però è raro. Per il 90% dei casi li metto ai miei piedi gli uomini, però quel 10% che merita la sottomissione totale, compresa appunto la parte anale. Voglio leggere un post che ci hanno scritto sulla nostra bacheca dei pensieri stupendi, che continuo a invitarvi a visitare insieme al nostro Facebook e a Twitter. A me del sesso piace tutto, escluso il dolore. Sono sempre stato attratto dal sesso anale per la sua completezza e l'ho praticato ogni volta che mi è stato possibile, con donne che provavano piacere, spesso fino all'orgasmo, e talvolta venivamo insieme, il massimo del piacere per entrambi. Scrivo queste cose su questo spazio ospitale, grazie, perché penso a tutte quelle donne che non lo fanno pur desiderandolo nel loro intimo. E non lo fanno perché temono il dolore, per sentito dire, oppure per un approccio maldestro del partner. Dovresti dire alle donne che non si può fare sesso anale se non dopo una paziente preparazione a cui deve provvedere il partner. Occorre pazienza e dopo arriva il piacere. Su questa riflessione ci lasciamo per qualche minuto di pubblicità. Torniamo tra pochissimo qui alla Maleducazione, dove ci piace fare sesso e raccontarlo sempre in maniera protetta, col preservativo. Bentornati alla Maleducation, un posto dove parlare liberamente di sesso con amici, con amiche, sempre attraverso le esperienze personali che ognuno decide di portare nel nostro salotto e che voi ci mandate da casa attraverso la bacheca, Facebook, il sito della Sette e Twitter. Questa sera l'argomento, bello spinoso, è quello del sesso anale. Allora, partirei con questa citazione di De Sade, perché mi sembra appropriata questa sera, che dice: l'introduzione del membro nell'ano procura un piacere incontestabilmente superiore a quanto ne procura la stessa introduzione nel davanti. Inoltre, quanti pericoli si evitano? Meno rischi per la salute e nessuno per la gravidanza. Non so perché guardo te, Stefania. Una fanciulla giudiziosa non deve occuparsi che di godere, mai di generare. Ecco allora che di tutti i piaceri il sesso anale è quello da preferire. Però prima della pubblicità ci siamo lasciate con questa domanda, con questa suggestione. Per arrivare a provare piacere bisogna passare inevitabilmente dalla fase iniziale del dolore, cui il dolore c'è. Ambra. Per me, secondo me, non è che bisogna per forza passare da questa fase, anzi, la mia prima volta non è stato doloroso, è stato direttamente estremamente piacevole. Il momento doloroso è stato tutta una serie di tentativi precedenti con una serie di partner precedenti che avevano quasi loro timore di provocarmi dolore, per cui andavano, diciamo, nell'area con un sacco di paura, titubanza, non convinti, non sicuri, e quindi non era per niente piacevole, cioè, era una cosa fastidiosa quasi. Quasi eri più stressata tu dallo stress. Esatto, loro. Ero stressata io dal loro stress di tutta questa situazione dove non sapevano esattamente dove andare a toccare, cosa fare, eccetera. Invece la prima volta in cui finalmente l'ho fatto completamente è stato piacevolissimo e ho scoperto di poter regolarmente provare un orgasmo anale tranquillamente. E questo partner che avevo, lui lo praticava regolarmente il sesso anale, aveva iniziato a praticarlo con una sua ex fidanzata e ha proprio, sa esattamente, almeno nel mio caso, sapeva esattamente come prendermi, esattamente che cosa fare, e quindi è stata una penetrazione diretta senza tutta una serie di giri, cose attorno. Non ho assolutamente usato lubrificante, il lubrificante è una cosa che magari a volte uso, ma non per forza, nel senso che se c'è... Quando parli di lubrificante intendi anche la saliva? Sì, qualsiasi genere, sia un lubrificante di tipo, cioè, che provenga chimico, dal corpo, sia chimico. Cioè, se l'eccitamento è fatto nel modo corretto diciamo, il membro maschile viene utilizzato nel modo corretto, io non ho bisogno di assolutamente nulla. Deborah! Per me è meraviglioso che possa succedere questo,
Dalla mia esperienza, un rapporto anale senza una preparazione è impossibile. E non parlo di lubrificanti perché una sessualità meno, scusa, non è un giudizio, però meno macchinosa, dove non entrano sex toys o cose chimiche che devi prendere, aprire. Quindi non aggiungi niente ai due corpi? Nulla, cioè penso che siamo stati dotati di tutto quello che ci serve per affrontare il nostro piacere e anche per penetrarci dove dobbiamo essere penetrati, quindi... però se non c'è una preparazione con la saliva, con la bocca, per me è impensabile assolutamente. Quindi... Ma il dolore dove sta nella tua... No, poiché io non lo pratico abitualmente, per me è sempre come una prima volta, perciò forse non arrivo mai... Ecco, la mia omonima diceva preparo il mio corpo con degli oggetti in modo da essere appunto morbida, dilatata, dilatabile e questo forse nel sesso anale è quasi necessario perché altrimenti diventa sempre una prima volta perché non lo approcci mai. Non c'è questo dolore immenso per cui appunto resti stecchita, no? Altrimenti non lo approccerei. Non lo faresti? No. E poi hai comunque, io ho un compagno da tantissimo tempo, è molto attento, anzi diventa quasi è impossibile che non ti piaccia, cioè ci deve essere per forza la possibilità che in qualche modo ti lasci andare, diventi una pratica che ti stimola, che ti interessa. Certo. Perciò c'è sempre molta attenzione a fare tutto nella maniera più sobria. Clotilde. Io a 30 anni ho avuto il mio primo orgasmo anale. È stato un tentativo, cioè altre volte ho detto di no. Poi quel momento forse è anche molto mentale, probabilmente, come tutto. Quella volta è stato diverso, per cui poi ho provato piacere, quindi ho raggiunto l'orgasmo. Ma sei passata attraverso la fase del dolore? Se sai giocare in maniera tale da provocare il mio piacere giocando e non portandomi al dolore, riesci a farmi portare anche all'orgasmo. Ripeto, la prima volta che ho avuto un orgasmo anale era a 30 anni, non era un giorno che facevo sesso e mi sono emozionata talmente tanto che mi misi a piangere. Barchissa, io il sesso anale... Come te la sei cavata col sesso anale? Dopo, diciamo... 3 anni di tentativi, più volte, sì, ce la facciamo, perché chiaramente il dolore c'era. E a mio marito il setruc piace, quindi ha provato e riprovato. Lui dice, ah no, smettiamo perché non ce la faccio più. Quella sei tu che dici no, non ce la faccio. Non ce la faccio, basta, c'ho male, non smettila. E alla fine, poco fa, ci siamo riusciti. Quella volta mi sono detto, vabbè, lasciate andare, proviamo. E com'è andata quando ti sei lasciata andare? Diciamo, è stato bellissimo alla fine, mi è piaciuto. E ho scoperto che si può pure fare, si può pure godere, certo. E invece, Beatrice? Faccio parte della categoria numerose prime volte. Ho capito adesso, non mi ero posta la domanda, ma mi rendo conto che forse se provassi magari a distanza di qualche giorno l'una all'altra funzionerebbe, perché il dolore è molto forte, percepisco in sottofondo la possibilità di un piacere, però è così coperto dal dolore tutte le volte che provo che non mi viene voglia di ritentare, ma vi giuro che lo farò, ve lo prometto, se volete ve lo racconto pure. Ma cosa ti spinge a riprovarlo? Il fatto che tu abbia percepito ho un sentore di piacere, come racconta Giulia, sì. Come racconta Giulia? In questo momento due motivi. O per il fatto che quella cosa lì vuoi scoprirla? Per quanto mi riguarda, allora sono adesso 3 motivi. Il primo è che voglio provare tutto perché non voglio tralasciare niente. Probabilmente ci saranno cose, come ce ne sono, che non mi piacciono assolutamente, ma fino a quando non provo bene non vedo il motivo per cui non tentare. Il secondo è che sento quella possibilità del piacere. Il terzo è che mi avete fatto venire curiosità e quindi ne parlano tutti così bene. Cioè, a chi piace proprio, quindi proviamo. Sì, sì. O lo ami o lo odi, voglio definire di che categoria faccio parte. Elisabetta. Mi piace, lo pratico tranquillamente. La mia prima volta è stata inaspettata, nel senso che la persona che
con cui ero in quel periodo ha tentato inaspettatamente, senza chiedere nulla, ha preso, è andata bene, quindi io poi da lì. Però diciamo che nell'esperienza poi ho maturato due cose. Uno, che per me, cioè, faccio una sottile distinzione, non è dolore ma un piacere diverso, che è dato dalla posizione, nel mio caso. Cioè, dipende dalla posizione che ho, posso provare o meno un dolore o un piacere. Ci arriviamo adesso alle posizioni, perché... E la seconda cosa è che mi devo fidare. Cioè, ci deve essere... È una persona con cui... Che mi ispira fiducia. Cioè, mi dà sicurezza, mi dà... Non so adesso, chiamatela... Perché essendo una zona molto, molto, molto delicata, dove il dolore è lì, sì, dietro la porta, ci vuole una persona di cui tu ti fidi, per cui tu riesci a metterti a rilassarti. Che sa quello che fa. Ecco, mi rilassa, ecco, sa quello che fa, e quindi mi fido e do questa possibilità. Tant'è vero che è successo, ripeto, mi piace, ma è successo con persone doc, non... Doc, no. Con persone doc. Debbie, invece? Allora... La tua prima volta con il sesso anale? La mia prima volta con il sesso anale è avvenuto con un uomo al quale io avevo riconosciuto il ruolo di maestro insegnante di sesso. Cioè, dopo vari rapporti normali, standard, fidanzati, con cui proprio non si era riuscito a combinare. Tra l'altro loro volevano, ma io istintivamente mi rifiutavo, perché non gli riconoscevo un ruolo dominante nei miei confronti. Invece quando ho incontrato un uomo... Quindi per te il ruolo dominante è stata la chiave di volta, sì, per il sesso anale? Sì, sì, quella è la svolta. Cioè, per me è la cosa che mi piace di più, però la cosa che concedo meno, paradossalmente. E quindi quando ho incontrato quest'uomo e ho fiutato in lui proprio una potenza, una capacità sperimentata negli anni, un pieno controllo del suo membro, gli ho proprio chiesto di aiutarmi ad evolvere a livello sessuale. E la prima volta che abbiamo fatto sesso anale è stato molto romantico, perché non disponevamo di lubrificanti vari, ha preso un bel panetto di burro, diciamo, e l'ha usato a dovere, e quindi è stato proprio assolutamente alla vecchia soft, maniera, insomma, alla l'ultimo vecchia tango maniera. A Parigi, proprio, sì, romantici, certo. Infatti vi aspettavo proprio un seguito a quel livello. Invece, ecco, la volta successiva ha voluto proprio farmi provare la sensazione del dolore, l'ha fatta apposta, credo, e quindi ho potuto notare come appunto in quell'area si inneschi proprio un cortocircuito tra il piacere e il dolore, che dà direttamente degli stimoli al cervello, che a me piacciono molto. Cioè, proprio ti riattiva delle aree cerebrali, penso, che normalmente stanno sopite. Quindi mi piace molto questo innesco. Però da lì poi ho iniziato a prendere in mano la situazione, diciamo, a prepararmi. Però, diciamo, le prime due volte sono state così. Un po' così. Volevo sentire Graziano. La mia prima volta è stato con una donna e non è stato doloroso per niente. Cioè, è stato subito un infinito piacere. È stato doloroso. L'hai ricevuto, cioè passivo, no, o attivo? Passivo. Eri? Passivo. Invece ho provato dolore altre volte con altri partner, adesso senza discriminare tra uomini e donne, perché secondo me non c'era quell'affinità, quel lasciarsi andare. Beh, ma andare. Se dovessi fare una classifica? Donne 10 a 0. Cioè, nel senso che... Nel senso che essenzialmente ho provato dolore soltanto con gli uomini. Qualche volta anche in maniera attiva, cioè mentre facevo io sesso anale. Infatti, te lo donna, volevo chiedere, non so se voi quando lo fate... A me è capitato di provare dolore anche mentre praticavo il sesso anale in maniera attiva. Credo che fosse appunto perché non c'era quel rilassamento, quel lasciarsi andare all'altro, diciamo, al partner, in maniera completa e liberatoria. Per cui poi ho provato dolore effettivamente anche con tutto il lubrificante. Consuelo? Tu non hai provato dolore a praticarlo? No, perché io parto dal presupposto che... Allora, il dolore è una cosa che cerco di evitare di far provare, e quindi di provare, anch'io di provare. Adesso io ho 53 anni, quindi ho cominciato molto presto a fare, diciamo, questo genere di cose, e all'inizio effettivamente era diverso. Anch'io utilizzavo un po' di tutto, olio d'oliva, olio di semi, o saliva, tutto quello che è. Nel tempo però mi sono reso conto... Qual è la cosa migliore da usare? Poi un lubrificante a base di una sostanza che non interferisce laddove venga utilizzato il condom, il profilattico, con il lattice, perché tutti gli altri lubrificanti a base, certo, di grassi sciolgono letteralmente il profilattico. E quindi oleoso? Allora, ce ne sono di due tipi, uno a base acquosa, che però secondo me lubrifica pochissimo,
e uno invece a base oleosa, che però ci sono dei siliconi all'interno che sono assolutamente compatibili. Non faccio il nome di una famosa azienda che ma lo guarda produce. Guarda come mi è preciso. No, e per non fare pubblicità non la faccio, però è un famoso stilista di Tois e di aggeggi vari che produce anche questo ottimo lubrificante. Va bene. Adesso voglio farvi vedere un pezzettino di un film italiano che si chiama La carne. No se lo digas a nadie. Facciamo l'amore come faceva Giovanni. E come faceva l'amore Giovanni? Quiero guardar un secreto para querer. Povero cane. Entro! No se lo di. E sulle immagini del film La carne di Marco Ferreri, che ci riporta un po' all'animalità del sesso anale, ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità. Ci rivediamo tra pochissimo qui alla Maleducation, con voi sempre sul sito Pensieri Stupendi, la nostra bacheca www.lamaleducation.la7d.it, su Facebook e su Twitter. Torniamo tra poco a parlare di sesso, sempre, sempre, sempre col preservativo in tasca. Bentornati alla Maleducation, puntata dedicata al sesso anale. Allora, subito dalla bacheca dei pensieri stupendi è arrivato un messaggio che dice: il momento più bello è vederla inarcarsi tutta. La posizione che mi piace di più con lei è quella, lo leggo testuale, la pecorina. E non ho nessun tipo di problema a leccare anche la zona anale. La posizione a questo punto diventa determinante per il sesso anale. Claudia? Secondo me sì, mi faceva ridere il filmato pensando a quello perché, di prima, quello sì, della carne di Ferreri, perché pensavo perché il 25% delle donne non vuole fare, cioè solo il 25% delle donne vuole fare sesso anale, nel senso quella che sorta di bestialità che si porta dietro. C'hai uno da dietro, non lo vedi, non lo controlli, sei messa in una posizione, come dire, certamente non comodissima. Insomma, no? Allora devi avere la fiducia, devi provarci a casa con i sex toys per mettere morbida la zona, ci devi mettere il lubrificante. Cioè, è una roba faticosissima. Mentre credo che una posizione, intanto l'interazione col partner, ma a prescindere dall'amore, perché credo proprio una chimica, una fluidità, fa da lubrificante per tutta la vita, no? Cioè, nel senso che diventa certo. Una dimensione fondamentale. Però credo che le posizioni aiutano molto, cioè ci sono donne che non riescono a praticare il sesso anale perché quella posizione, perché sbagliano posizione. La tua preferita? Di profilo, di là, di a cucchiaino. A cucchiaino. Allora, parliamo di posizioni, prima però vediamo un breve momento di caos calmo. Questa è. Va benissimo, ma ci devi poter arrivare con un po' di tranquillità. Cioè, non c'è solo quella. Secondo me, recupereremo un sacco di donne, fans dei rapporti anale, se spiegassimo ci sono altre posizioni. Debbie, posizione preferita? A carponi, perché per me è esattamente l'opposto di quanto diceva Claudia. E, ovvero la donna in quel momento non deve esercitare il suo dominio, cioè uno dei pochi momenti in cui secondo me nel sesso devi lasciare il pieno controllo al maschio. Questo ti riconcilia
con la tua parte istintuale, animalesca. Cioè, in quel momento mi piace proprio sentirmi parte del regno animale, che secondo me è la via per raggiungere anche vette molto più elevate. Cioè, in quel momento non penso al garbo, non penso a guardarmi negli occhi, penso soltanto a lasciarmi andare, a provare una forma primitiva, ancestrale di godimento. Invece, Deborah, la tua posizione preferita? Sì, tutta questa parte di dominazione o sudditanza per me precede l'amplesso, che sia anale o vaginale, quindi la faccio più nella parte di seduzione. Mm-hmm. Dopo, dalla posizione non determino chi sta comandando, chi sta ricevendo. La mia posizione quindi è un po' obbligata dalla, forse la mia fisiologia, deve essere comoda, l'uomo, scusa, stesi, l'uomo dietro di te, così ti può accarezzare e quindi, tutto. Sì, coricati sul lato, come diceva di Claudia, fianco. A cucchiaino, esatto, per un fatto che c'è contatto, ti può toccare il seno, ti può toccare il clitoride, insomma, godi in qualche modo oltre a fare sta fatica tremenda. No, adesso la sto buttando giù dura, ma non è così dura. Però insomma, superata la difficoltà della penetrazione, c'è una parte tua attiva. Attiva. Giulia invece? Io in realtà sono d'accordo un po' con tutte, per diverse ragioni, sì. Perché per esempio la posizione a cucchiaio è molto bella ed è molto intima, però ecco, magari con qualcuno con cui hai una relazione un po' più stabile. A me piace molto anche farlo stando sopra l'uomo, stando accovacciata e guidando anch'io, diciamo, il ritmo della penetrazione. E anche la posizione a pecorino è bella, in realtà tutte a seconda del partner e della situazione. Possono essere posizioni valide. Ambra? Per me, cioè in realtà, mi piace la doppia penetrazione. Quindi, se io posso stare al di sopra e dominare, allo stesso tempo l'uomo, mentre magari mi penetra da dietro, può utilizzare invece davanti un sex toys piuttosto che qualcos'altro. Elisabetta? Un episodio molto interessante che è successo, mi è piaciuto molto. È stato appunto come è successo ad Ambra, con naturale e con un sex toys. Io ero seduta a 90 gradi con le gambe tirate su, lui mi prendeva da quindi, dietro, quindi da sdraiata con le gambe in alto, con le gambe in alto, lui mi prendeva da dietro, cioè lui era davanti a me, però mi prendeva dietro, e davanti aveva inserito un sex toys, quindi un vibratore, e lo spingeva con la pancia mentre mi maestro, penetrava. Ci vuole anche una certa abilità per fare tutta questa cosa qua. Sì. Volevo sentire un attimo, Graziano, la tua posizione preferita? Allora, quando ci sono due situazioni, diciamo, quella quando si sta facendo sesso brutale proprio per far sesso, quella che ha appena descritto lei con le gambe alzate in maniera tale da averlo di fronte. Anche perché, vabbè, secondo me si sente di più, insomma, è più penetrante la situazione. E invece quando ho una relazione con l'altra persona, per cui un rapporto più intimo di affettuosità, diciamo, generale, è quella cucchiaino di fianco in cui ci si accarezza anche. È più dolce, diciamo, come posizione. La trovo quindi più... Quindi ci sono alcune posizioni che sono, sì, un po' più brutali e alcune più romantiche. Sì, io tra le due preferisco quella con le gambe alzate, però quella è la tua preferita, però, ti piace? Non mi ricordo se Noemi sei una fan del sesso anale oppure no. No, cioè a me solo nominarlo mi irrigidì, cioè mi si contraggono gli addominali. Giorgia? No, tu io... Giorgia, tu che rapporto hai con il sesso anale? No. Cioè, mi piace tutta quell'idea dell'uomo macio, dell'uomo animale, però senza... Tutte le posizioni, sì, però no, là. Sempre alla maniera... Hai provato? Ho provato e non sono proprio più come interessata. Come Noemi, non è una cosa, cioè, che ti piace? No, mi dà proprio fastidio l'idea. Mentalmente? Sì. Non c'entra niente il dolore? No, mi dà proprio fastidio l'idea. Esiste un galateo del rapporto anale, nel senso la preparazione, come chiederlo, come avvicinarsi, come... Simone? Il rapporto da davanti credo che per molte donne sia meglio, perché ho trovato molte più difficoltà nel praticare sesso anale quando ho provato a fare il macio, a sbrr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 
mani, fare, andare, scivolare, sbagliare a volte. Oh, scusa. No. Quello è il famoso effetto a sorpresa. Oddio, ma è molto più naturale. È molto più naturale. Andrea, invece? Io propongo mai, faccio... non con tutte, perché ci sono delle donne con cui proprio non mi interessa farlo, non lo so neanche io perché. Stavo quindi cercando. Ma non lo faresti con tutte? No, stavo cercando di capire il perché, non riesco a dare una risposta, nel senso, evidentemente non lo so, ci sono, ma che non è un livello di eccitazione maggiore o minore, semplicemente non mi ispirano a fare, e non ovviamente per altre cose, quindi di igiene, di neanche fisico, forse no, di è intimità, una cosa, forse di intimità. Sì, credo che sia, non riesco a dare una risposta. Chiede... non è in un bel culo, è una questione di intimità. Sì, con altri invece proprio un pallino, ripeto, da come ho detto prima, prima che avvenga tutto, addirittura da seduti si parla davanti a un bicchiere, così, e penso, questa qua io devo arrivare lì, nel senso mi piacerebbe, non lo so, ma come sei brutale, no, nel senso, no, mi piacerebbe farlo e spesso e volentieri mi è capitato che ho provato senza neanche minimamente, perché poi non si insiste, giustamente, se c'è del dolore non si insiste, certo. Anzi, l'hanno detto tutti e sottoscritto. Ti sei mai fatto male? Sì. Sì, sì, eh? Sì. Come? Dopo, nel senso che il dolore arriva spesso dopo, ore anche. Cioè? Nel senso che l'eccitazione, quello brutale, così vai dove devi andare, perché è tutta una situazione bellissima dove le onde radio sono le stesse, quindi di eccitazione brutale. Così. E poi dopo? Dopo, sì, è successo del mio dolore. Ma lo sapevo. Sì, ma niente di che, roba di... Sull'elogio del sedere io cederei la parola a Tinto Brass. Se vuol sapere che cos'è il culo, è lo specchio dell'anima. Ognuno è il culo che ha, mostrami il culo, ti dirò chi sei. Ma facciamo un'elencazione più precisa. È un sontuoso mappamondo, a cuore rovesciato e due emisferi gemellari, solcato nel mezzo da una fessura verticale che avalla profonda verso il burrone anale, formando con la piega orizzontale delle cosce croce di simmetriche labbra di orifizio, in vita promessa a paradisiache delizie. E questo è il culo, questa è l'espressione massima del culo. Il culo eticamente è onesto, non è una trappola ingannevole come la fica, che spesso confonde la funzione ricreativa con quella riproduttiva. Attenzione, non, né una maschera ipocrita come la faccia che sa fingere e mentire. Se un culo trema è perché sta per avvizzire e non perché ha paura. Se ha le fossette è perché è sodo e non perché ride di te. Per questo, per scegliere le attrici dei miei film, io dico Chuck si giri. Si giri nel senso che mostri il culo. E faccio il provino ai loro culi 9 volte su 10 e si risultano più espressivi dei loro volti, più attendibili dei loro curricula, più affidabili per valutarne il temperamento artistico. Consuelo, potresti averlo scritto tu, ecco, questo elogio. Sicuramente, sicuramente. Hai mai sentito parlare, oppure hai proposto, oppure hai trovato donne che si sono preparate con lo sbiancamento anale? Sì, ne ho sentito parlare. È una pratica chimica, un trattamento estetico che arriva dal mondo dell'art, dalla pornografia, per cui si rende più rosea e diciamo l'area perianale, che normalmente è scura, è più pigmentata. Ti fa differenza? A me, dovrei provare per dirlo. Io normalmente, io non amo i peli. Io sono un profondo... Un glabrista. Cultore, come? Un glabrista. Esattamente. Io oggi per venire qui mi sono depilato, per esempio, perché volevo stare a mio agio. Ma normalmente lo faccio una volta al mese. Io sono come una bambola, liscio, nella maggior parte dei casi. Qualcun altro per caso ha mai provato lo sbiancamento anale? Gloria? No, dico, mi sono limitata alla depilazione definitiva. Profonda. Anche in quella zona? Sì. Ma è dolorosissima? No, col laser. Facile? Sì, brucia un pochino, ma niente di che. Ok. Allora, la novità di quest'anno della Maleducazione, oltre al nostro appuntamento settimanale il martedì sera qui nello studio, sono anche gli appuntamenti che tutte le sere ritrovate alla stessa ora, 23.10, sempre sulla 7D, quindi mercoledì, giovedì, venerdì e lunedì, insieme a Noemi, insieme a Giulia, insieme a Deborah, che sono andate in giro per l'Italia da nord a sud a raccogliere veramente dal vivo i pensieri stupendi degli italiani. Su questo argomento, sul sesso anale, che cosa ci portate in dote? Cominciamo da Giulia.
A me è capitato un episodio divertentissimo, perché a Firenze ho incontrato un signore di 83 anni che, dopo avermi fatto presenti le sue dimensioni, e dopo abbondanti avermi detto, o ridotte? Abbondantissime, e dopo avermi anche detto che ancora gli funziona, mi ha detto che secondo lui, se una donna non la prendi da dietro, non ti darà mai retta. Parole testuali. Quindi lui è un adoratore del sesso anale, proprio un grandissimo cultore, anche adesso che ha 83 anni. Ma lo praticava lui. Ancora o era... Praticava ancora. Praticava ancora. Sì, sì. Io, Noemi, invece, come aneddoto posso portare invece da Napoli una testimonianza di una mamma e di una figlia. Chiaramente non mi sarei mai aspettata che mi rispondessero, immaginavo una forte inibizione, però invece sono state molto, molto carine, per cui... Invece Deborah? A San Giovanni di Cuti, in Sicilia, nella provincia di Catania, siamo con la troupe e vediamo questa signora molto avanti negli anni che pesca con il cappellino in mezzo agli scogli. Allora ci avvicina molto con grandissima fatica. Allora, signora, il sesso anale. Vabbè, lei ovviamente prima imbarazzo e poi ci confida quello che tutti abbiamo sempre sentito, che le donne della sua generazione, avevano 75 anni circa, mantenevano la verginità, però facevano il sesso anale. Simone? Mi ha fatto tanto ridere questa cosa, perché stavo con una ragazza americana, ero appartato e io a un certo punto, dopo aver fatto dei preliminari eccetera eccetera, ci siamo baciati, leccati, tutto quanto, a un certo punto volevo fare l'amore. Le metto, no, no, davanti, no, dietro, che c'ho il ragazzo. Cosa che proprio io sono rimasto che basito, basito. Che è noi. La stessa cosa, me l'ha fatta venire in mente lei, guarda. Anche noi. Allora, io vorrei vedere invece un frammento delle vostre interviste di quello che sarà l'argomento della prossima settimana, della prossima puntata della Maleducazione, vale a dire la pornografia. Tu hai prima fatto l'amore o prima visto immagini pornografiche? Come quasi tutti i maschi, credo, prima visto immagini e poi fatto l'amore. Hai mai guardato un film porno con il tuo ragazzo? Sì. I film porno che sono in commercio, quelli che ti è capitato di vedere, ricalcano di più, rispecchiano la sessualità femminile o maschile? Quella maschile. Perché? Dovrebbe concentrarsi di più su quello che potrebbe piacere a una donna e non la classica fantasia maschile, due donne, eccetera, eccetera. Di fronte alle immagini pornografiche che ti sono capitate, trovi che siano, rispecchino poi il senso che c'è nella vita reale o che siano falsanti? Ma su alcuni aspetti sono molto falsanti, sì. Cioè, a volte la natura non può essere così, diciamo, enorme. Quando uno vede un film o un giornale pornografico, si fa un'idea corretta di quello che poi è il sesso nella realtà, che le persone fanno veramente? Sì, 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 lo fanno veramente, anche di nascosto, insomma, non lo dicono ma lo fanno. Ci sono due scuole di pensiero nel porno, di Amici che ho sentito. Quelli che dicono la storia è noiosa, andiamo al dunque. E quelli che, andando al dunque, poi il dunque non è coinvolgente, perché appunto diventa tutto una cosa di stantuffi. Cioè non sono mai... infatti ora va molto di moda il porno amatoriale. Appunto, qualcuno che mette una telecamerina e riprende gente vera che lo fa sul serio. Non ti è mai capitato che un fidanzato, un partner comunque ti proponesse di vedere un film erotico in coppia? Sì, è capitato, però più che altro per gioco. Cioè il fine era di divertimento. Ne ho visto uno la prima volta, avevo 14 anni, in un Super 8, in bianco e nero. Beccato a quello di... a mio padre. Dovevamo vedere Staglio e Olio, sapete i film? Avevo invitato le mie amiche. Vado per mettere la pellicola a fare questa cosa strana. Il Super 8, sì, insomma, vediamo i film di Staglio e Olio. Invece vado a mettere questa, che c'era la confezione di Staglio e Olio. E invece era un filmino porno di mio padre. Cosa pensi della pornografia? Allora, lo sfruttamento della pornografia non mi trova d'accordo, ma l'utilizzo libero della pornografia sì, perché no? A te è servita per imparare qualcosa? In parte sì. Certo, a volte ti condiziona, nel senso, uno vede un film di Rocco, poi magari viene condizionato tutta la vita, però c'è anche chi penso possa apprendere qualcosa. Se capita, non è che uno chiude gli occhi, sa. Non le è mai capitato di scegliere di guardare un film? No, ma su internet capita, capita anche se non vuoi. Tu hai mai pensato di girare un video di te? Beh, fa parte dei, come dire,
di quei sogni erotici un po', no? No, però non l'ho fatto, non è capitato. Non è mai capitato? No. Capiterà? Ho imparato a non dire mai, mai nella vita. Capita, non capita, amatoriale, soft, internet, insomma la prossima puntata della Maleducazione sarà dedicata alla pornografia, abbiamo visto proprio soltanto l'inizio degli argomenti che tratteremo. Se volete cominciare ad anticipare qualcosa, il nostro sito è aperto www.lamaleducazione.la7d.it, c'è la bacheca pensieri stupendi, altrimenti vi aspettiamo su Facebook, su Twitter, qui l'amore e il sesso è una cosa naturale, ci piace parlarne e se lo volete fare sempre protetti con il preservativo, ci vediamo settimana prossima. Buonanotte.